questo mondo c'è di molti ipocrisia, il mio giardino. Spesso regola, quelli che fanno la tazza meno, e so peggio di tutti. Ti ha sentito, Ida? Se tu la cambi per me, ti ho sbagliato. Guarda, piuttosto, se tu fa meno la Valeria. E sai, nell'Ennova, le mie donne che hanno fatto arrocchini, maledetto chi torna a casa. Oh, babbo, ma che la fa? La tua è questa, sa? Siamo via, che l'avranno vista? Innanzitutto, sappi... Ma che c'è? Accidenti, ma bruci! Tu gli volesti dai bottino, eh? Oh, figlia, gli è tutto mangiato da pari. E per te è pieno di pari? E come lo volevi da me per cena? Non è vero? Vieni via, bambina, portala alla cavalla, e gli ha giusto bisogno di purgarsi. Non farà male. Non faceva male a me e non farà male nemmeno alla cavalla. Lo senti? Ecco l'arcano. L'arcano? E lei legnaiolino, guardati, le ha levato tutte le toppe e ancora è una rimessa una. Perché hanno rimesso le toppe? Che problema? Vuoi davvero io sono cucina? Un momento! Che mi si ghiaccia la volta! E mandare non più lì! Oh! Ed è il nuovo dozzinante! Che gliene fa vedere te o gliene può vedere io? Tu la fissavo te, fagliene vedere te! No. E è successo che la valla finirà lì che io la mangiavo la pensa! Mondo assassino! Oh. Ed è colpa mia! Quanto lo sai di Bartolone dell'Unto? Nemmeno la penso un'altra. E di che stasera sono andato a portare la contessa al teatro? Ma sono io, non la faccio vedere a me, no? Non si confonda, è la prima incolta. O perché ne? Non tu ci metti anche due bullettine? O che ne è diventata la gamba di una seggiola? Chinai viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Come? Che pense? No, gli avrà detto che pensi. Sì, fa lo stesso. Dante dice pense invece di pensi per trovare la rima. Ah, ma a me mi pare che non si dica, Delle volte pensi di Dante, lei? A me ne importa assai, la dì come vuole. La seguiti perché mi piace. Vedi, vieni, cuccia, per te monta anche sul filo, bella l'ora. Insomma, è un disagio che abbia portato questa chitarra. Ma scusa, che mi fai un po' vedere? Eccoci. Questa la riconosco. Questa? Lady Ruiz Trappolone? Trappolone. I tre, te non devi fare altro che uscire di qui, correre di filata all'angolo di Piazza dei Mozzi e prendere la vettura 316 che ho già combinato io. Ricordati il numero, 316. Allora ci deve fare. Fermo là! Ma chi va là? Non mi riconosci. Ho fatto paura. Oh, che cosa fai di qui a quest'ora? Oh, che sto diventando pazzo? Non mi sai male? Ascoltami, senti. Che si pena tanto poco a dominare la ragazza, così anche dici. Oh, per questo mi raccomando a tutte. La figlia è sicura, nessuna dice nulla. A me? Le menci anche qui? E le mi sorta anche qua. Non mi scomodarsi. Sono avvocato. Mi raccomando a lei. Stia tranquilla. Farò tutto il possibile. Dammi la tarda. Permesso? Chi è? Così non se mi presento senza essere conosciuta, ma le esigenze del pubblico sono maggiori di attese e talvolta ci conviene anche di essere un opportuno. Vai, Stinky, vai. Speriamo che venga. Che venga. Mettigli la vetta della valle e tiro. Aspettiamo, ci penso io. E non sarebbe pensato. Mamma, perdono! Sì, lo so. Prima di tutto,
te devo domandare perdono. Se la utilizza con la pedata, gli schiacci il naso a mia rancia. Terrò sempre a mente. Ecco, che la terrà a mente, sentiamo. Ah, ho capito! Devo avvigliargli subito la chitarra! Guarda, qual è la chitarra che vuole lui!